Al Parco della Fassola, dove si tengono i concerti e le manifestazioni culturali anche del Genoa Social Forum, abbiamo trovato anche una famosa cantante, Paola Turci. Innanzitutto, perché hai deciso di accettare questo invito? Beh, perché mi sento parte di tutta quella gente che secondo me ha ragione a manifestare, e allora sono qua per dire che anch'io la penso così e per condividere e perché ritengo che più siamo e meglio è, anche se mi sto rendendo conto che ormai è organizzato questo anti-G8, cioè sovrastato al G8 quello iniziale. Speriamo davvero che succeda qualcosa. Anche la musica può contribuire. Tu, sono passati più di 10 anni, avevi scritto una bella canzone che ha avuto molto successo a Sanremo, Bambini, già molto improntata al sociale, quando magari di globalizzazione, di sociale, di povertà se ne parlava molto meno di quanto non se ne parli adesso, soprattutto in questo G8 di Genova. Sì, come dire, ho sentito la necessità, la sentivo allora come sento adesso, la necessità di esprimere il mio pensiero, no? E parlare attraverso la musica, magari di una società o di condizioni che sono da richiamare all'attenzione. E quindi ho deciso di cantare una canzone come bambina, ho deciso di venire qua stasera, ho deciso anche di cantare una canzone stasera non mia, anzi sto pensando di aprire proprio il mio mini concerto con una canzone di Franco Battiato che si intitola Povera Patria. Quindi questo è il tuo modo di contestare questo G8 insieme agli altri contestatori. Lo dico cantando, non mi va di parlare, ma lo dico cantando, lo dirò cantando quello che penso. I tuoi progetti musicali, le ultime due canzoni, se non sbaglio, sono state fatte insieme a Carmen Consoli, una collaborazione destinata a continuare, un esperimento, cosa è stato? O cosa sarà? No, è una collaborazione che cresce, che si fortifica, sempre più creativa, perché stiamo continuando a scrivere insieme. Abbiamo scritto una canzone per il suo nuovo disco, abbiamo scritto insieme una musica per il suo nuovo disco. Ci incontriamo e scriviamo, facciamo solo questo e ci veniamo a vedere ai concerti reciprocamente.